Un servizio reso all'arte. Si potrebbe sintetizzare così l'accordo siglato la scorsa settimana tra i Musei Vaticani e l'ENEA, ente pubblico italiano, specializzato in energia, ambiente e nuove tecnologie. A partire dalle reciproche conoscenze saranno messe a punto innovazioni in grado di tutelare al meglio le opere conservate nei musei. Scansionare, ad esempio, la Pietà di Van Gogh, uno degli ultimi capolavori dell'artista, facendo ricorso ad un pixel che procede all'acquisizione di ogni dettaglio, permette di accertare la presenza di schizzi sottostanti o di capire come si è proceduto al restauro. Molte sono le applicazioni, frutto della sinergia Musei-Enea, come conferma Ulrico Santamaria, dirigente del Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il Restauro dei Musei Vaticani. Una delle applicazioni è nel monitoraggio costante che può essere fatto la notte e la Cappella Sistina. Le altre zone importanti da monitorare sono le stanze di Raffaello, per esempio, ma così tutto il museo via via potrà essere sottoposto a un check-up continuo per verificare lo stato di conservazione. Si tratta quindi di un radar topologico al quale si unisce anche il microscopio a scansione che in una versione antecedente venne impiegato nei restauri della Sistina dal 1980 al 1994. Uno strumento, questo, che analizza le nanoparticelle. Fabio Morresi, assistente del laboratorio. In questo momento nella camera, che è questa grande vano è la camera portacampione, abbiamo introdotto un filamento degli arazzi di Raffaello. Un piccolo frammento del filamento degli arazzi di Raffaello, in particolare i filamenti metallici. Qui potete vedere il filato. Questi filamenti è il filato di seta che è avvolto in questa lamina. Questa è una lamina d'argento dorata solamente sulla superficie. Ora, se miglioriamo la risoluzione, abbiamo eliminato un po' di disturbo, vedete benissimo la lamina con tutte queste macchie che non sono altro che le alterazioni, le ossidazioni del metallo. Quindi è facile immaginare come sia importante studiare questi filati per capire quali sono le cause del degrado e poi anche proporre delle tecniche di conservazione. Uno dei lavori più importanti è senza dubbio quello delle sezioni lucide. Cioè le sezioni lucide non sono altro che dei piccoli frammenti delle pitture, degli affreschi, tavoli oppure pitture da cavalletto che vengono prelevate, vengono inglobate in una resina trasparente, tagliate, lucidate, e quindi noi guardiamo la sezione come se fosse un po' una fettina di una torta. Il campione ha delle dimensioni veramente piccole. Questo vedete il blocchetto che lo contiene, ma il campione che è all'interno è quasi invisibile a occhio nudo. Tant'è che molte volte per essere inglobato usiamo addirittura un microscopio per poterlo manipolare.